Brava! Super! Bravissima! Mi chiamo Uliano Vezzani, sono direttore di campo. E già questo sarebbe sufficiente, perché Uliano Vezzani non ha bisogno di presentazioni. C'è chi lo chiama chef de piste, chi direttore di campo, questione di gusti. La cosa certa è che questa figura ha un ruolo cruciale nel salto ostacoli e Uliano Vezzani è un illustre professionista che ha fatto di questo lavoro un'arte, tanto da essere riconosciuto in tutto il mondo come il maestro. Il Comitato Regionale Veneto della FISE ha avuto l'onore di ospitarlo nella splendida location del Centro Equestre HGP di Monteviale, in provincia di Vicenza, per l'aggiornamento dedicato a istruttori e direttori di campo stessi. Ho avuto l'onore di essere qui presente in questo bellissimo centro con dei bellissimi ragazzi e devo dire che è stato un grande piacere potersi scambiare qualcosa, argomenti, problematiche che si possono trovare e incontrare nei concorsi ippici. Ma soprattutto è importante riuscire a cogliere quei particolari che possono essere utili per il nostro futuro, per il futuro del nostro sport. Hanno sollevato dei quesiti molto importanti, molto attenti, molto inerenti al nostro lavoro e quesiti che tra l'altro poi questa mattina siamo andati a mettere in pratica in campo con degli esercizi proprio materiali, cioè concreti. Quindi abbiamo trovato delle spiegazioni che secondo me sono utili veramente per il loro lavoro. Come salta là? Meno due. Poi intanto fa la volta. Ostia, però la volta l'ha fatta da più sei, però non posso più darlo perché non c'è più. Mi ha dato degli spunti perché si vede, soprattutto nei concorsi nazionali, che ci sono continue evoluzioni dal punto di vista tecnico e soprattutto anche a livello di costruzioni, di linee spezzate, combinazioni, c'è stata un'evoluzione negli ultimi anni. Avere queste spiegazioni da una persona che costruisce percorsi sicuramente è qualcosa che ti può avvantaggiare molto nella preparazione dei ragazzi a casa. La mia domanda è: che cos'è che rende differente un buon progetto da un'esperienza? Si chiede Caterina Penner, referente del Dipartimento Settori Giovanili. Beh, sono le persone, perché per noi, come comitato e addetti ai lavori, scrivere progetti che possano dare opportunità formative, spunti di riflessione ed arricchimento sia tecnico che culturale, è già di per sé certamente molto stimolante. Ma sono gli incontri a fare la differenza. E così, nel tentativo di continuare a offrire appuntamenti di assoluto livello per la crescita dei propri tesserati e quadri tecnici, come è stato per il Master dei Tecnici nel 2022, per questo 2023 il Comitato Regionale Veneto ha organizzato una 2 giorni di seminario dove abbiamo avuto l'onore di ospitare nelle splendide strutture della generosissima famiglia Loro lo chef de piste di fama mondiale Uliano Vezzani, che certamente non ha bisogno di mie presentazioni. Ecco, e mi sembra di aver già detto tutto. E continua la Penner. Perché l'appuntamento rivolto ad istruttori, direttori di campo, ma anche, come nostra abitudine, ai ragazzi del settore giovanile, credo che già così si commenti da solo. Ed invece vorrei aggiungere una cosa, anche se potrà sembrare stucchevole, la dico lo stesso, perché sinceramente sentita. Oltre al profilo professionale, trovare uno spessore umano come quello di Uliano, vuole che gli dia del tu, riempie il cuore per la disponibilità, la passione e il coinvolgimento dimostrati nel dialogare con tecnici e ragazzi. E non è da tutti, no signori, soprattutto se sei il nome che sei. Ecco, posso dire di aver avuto la fortuna di trovare una persona con la voglia e l'entusiasmo di chi, trovatosi davanti ad interlocutori così interessati, anche giovanissimi, ha la generosità di condividere il più possibile di sé e del proprio sapere. E questo, scusatemi, ma è un valore assoluto, davvero assoluto. Sono convinta che si sia trattato di un'esperienza che ricorderanno in tanti. E conclude Caterina Penner, un personale e sentito grazie.